Oggi mi faccio la bicicletta elettrica. Questa mattina sono veramente contento perché finalmente inizio il mio nuovo progetto. Ho caricato la mia bicicletta e tutto il kit necessario per rendere la mia bicicletta, la mia mountain bike, in una nuova e-bike. Qualche settimana fa in montagna ho avuto la possibilità di noleggiare una bicicletta elettrica e devo dire che è stata un'esperienza incredibile, soprattutto perché ti porta la bicicletta elettrica a muoverti, quindi fare tanto esercizio fisico, anche se non sei un campione, e di raggiungere veramente dei posti stupendi. Non inquina e può essere utilizzata anche durante la settimana per i percorsi casa-lavoro, un incentivo a muoversi di più. L'aspetto negativo di tutto questo è però il costo. Il costo delle biciclette elettriche in effetti sono molto alti, difficilmente si ha una mountain bike sotto i 3.000 euro. Non proprio un prezzo economico, soprattutto per chi pensa come me che la bicicletta dovrebbe essere il mezzo di trasporto più popolare, ma in realtà appunto sono cifre abbastanza alte. E quindi mi sono informato, ho guardato appunto su internet se ci sono dei kit per trasformare una bicicletta valida come quella che ho io, anche se un po' datata, trasformare la mia mountain bike in bicicletta elettrica. E spero che sia utile anche per i ragazzi più giovani che magari appunto non possono disporre di cifre così alte, e anche per un senso appunto green, perché appunto non trovo proprio etico a dover magari buttare via tante biciclette ancora buone solo perché non sono più di tendenza. Bisogna chiarire subito che per installare il motore elettrico bisogna avere una buona manualità e avere un po' di attrezzatura da officina per il fai da te. Per questo io andrò a casa di mio fratello Dennis, che non vuole comparire nel video ma che ha tutto il necessario, una piccola officina. E consiglio anche a voi, se non siete proprio esperti, di farvi dare una mano da un amico o un fratello, anche se non si chiama Dennis. Per dare la carica a mio fratello e addolcirlo un po' però bisogna passare qui in pasticceria. Finalmente assembliamo il tutto e così vedrete anche voi passo per passo come rendere elettrica anche la vostra vecchia mountain bike. Quindi diamo via a questo nuovo progetto, ma mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché per me è molto importante. Per il mio progetto ho utilizzato la mia Trek 4005. Qualsiasi mountain bike va bene, l'unica cosa è che dovete mettere la sicurezza al primo posto, quindi mi sento di consigliare una bici che abbia il doppio freno a disco. Ricordiamoci che stiamo montando un motore e andremo per le strade. Per quanto riguarda il kit motore, io mi sono orientato su un Bafang da 750 watt, quindi molto potente, con una batteria Samsung da 840 watt, 17,5 A 48 volt. Per questo è meglio avere anche un telaio sufficientemente robusto. Per rimanere nella normativa italiana, il motore è limitato via software a 250 watt e a 25 km orari di velocità massima. Ovviamente esistono anche motori meno potenti e di altre marche, ma Bafang è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, un motore utilizzato da tanti marchi di bicicletta scelto proprio per la sua affidabilità. Stiamo parlando di motori a unità centrale che vanno a sostituire tutto il blocco pedali della nostra bicicletta. Non sono le ruote posteriori o anteriori equipaggiate da un motore elettrico nel mozzo, che sarebbe anche una soluzione più economica ma adatta per un utilizzo più urbano da city bike. Costo. Il kit Bafang da 750 watt compresa la batteria costa 700 euro. Il prezzo non è bassissimo, ma stiamo parlando di prodotti di alta qualità, tecnologia, non di giocattoli, una vera mountain bike elettrica. Esistono dei kit, sempre della Bafang, anche meno potenti, ma il costo non si discosta di moltissimo. Un consiglio prima di procedere al montaggio è di procurarsi anche su Amazon di due chiavi speciali che non sono comprese nel kit, che sono un estrattore di pedivella bici e una chiave per estrarre il movimento centrale della mountain bike. Prezzo di tutte e due le chiavi circa 30 euro. Senza queste due chiavi non potete procedere. Il kit avrà bisogno di alcuni adattamenti, in quanto tutti i telai delle biciclette sono praticamente diversi. Ecco perché serve avere un po' di manualità, ingegno e qualche strumento di lavoro. Cosa comprende il kit della Bafang? Ovviamente il motore, i cablaggi e raccordi elettrici, un throttle, un acceleratore a mano, tra l'altro vietato in Italia,
i pedali, poi la corona con la sua copricorona, due leve dei freni, se si vuole sostituire le proprie con queste, che hanno anche un sensore per tagliare la corrente al motore quando si frena. La chiave per fissare il motore. In un'altra scatola c'è il computerino di bordo. Questo è il modello 860C, il più completo e a colori. Ha anche una presa USB comoda per caricare il cellulare o anche per attaccare un faretto elettrico. Costa 80 euro. Ma si può anche scegliere, tra vari modelli, anche alcuni più semplici e si può risparmiare fino a 35-40 euro. Oltre al computerino c'è il comando per l'accensione con il selettore delle varie potenze del motore. Nella scatola della batteria c'è ovviamente la batteria con il suo supporto da fissare al telaio, il trasformatore da casa per caricare la batteria, alcuni cavi di collegamento e le chiavi antifurto. La potente batteria dovrebbe garantire un'autonomia di 120 km. Primo passaggio è montare la corona nel motore. E qui subito un primo intoppo. Una delle 5 viti date in dotazione ha la testa rovinata e non si può utilizzare. Ecco un primo intervento fai da te recuperando un'altra vite, ma che deve essere adattata in lunghezza. Si passa poi al fissaggio del proteggi corona con le sue viti. Ora passiamo alla bicicletta. Primo step è togliere le leve dei pedali. Per far questo ecco che ci serve l'estrattore. Va poi tolto il deragliatore anteriore della bicicletta. Non ci servirà più in quanto il motore ha una sola corona. Per liberarlo occorre, tramite la falsa maglia, aprire la catena. Si può quindi procedere a togliere il pedale con la corona. È giunto il momento di utilizzare il dissipatore, la chiave per togliere in blocco tutto il movimento centrale. Ora la nostra bici è libera e togliamo anche i pedali dalle vecchie pedivelle. Procediamo all'inserimento del motore nel mozzo e si consiglia di mettere del grasso nella vite centrale prima di procedere a fissare il motore nel suo carter. Altra sorpresa, abbastanza prevista, il nostro telaio è più grosso rispetto alle viti fornite che devono fissare il motore al carter bloccando il telaio. Occorre quindi inserire alcune rondelle o, come sta facendo Dennis, creare uno spessore e prendere le misure per adattare delle viti più lunghe per fissare il tutto. E finalmente, con la chiave fornita nel kit, viene fissato saldamente il motore. Si prepara ora l'alloggiamento della batteria, togliendo il portaboraccia. Anche qui le predisposizioni non coincidono con i fori del telaio, perciò creiamo una barretta di alluminio per poter fissare nei due fori presenti nel telaio i portabatteria, creando anche un terzo punto di fissaggio più alto e, per rimanere negli stessi spessori, il dado di fissaggio viene inglobato direttamente nella barretta d'alluminio. Ovviamente tutti i fori vanno svasati per non ostacolare lo scorrimento della batteria nella sua sede e adattare tutte le lunghezze delle viti. Questa è la soluzione che abbiamo adottato noi per la nostra batteria, ma ovviamente tutto dipende dal tipo di telaio e buchi presenti nel vostro telaio. Un po' di colore per rendere tutto esteticamente più omogeneo e si passa alla parte elettrica, con il montaggio del sensore velocità e raccolta dati dalla ruota al computer di bordo. Questo viene fissato con delle fascette da elettricista. Poi viene posizionato il dado di segnalazione in uno dei raggi ben allineato al sensore stesso. Occorre fissare molto bene il cavo in modo da non creare pericolosi intralci. Fissiamo ora la barretta per il portabatteria e proviamo l'inserimento del pacco batteria. Perfetto! Anche la catena può essere ora rimontata e la mia e-bike sta prendendo forma. Il passaggio successivo è togliere la manopola dal manubrio per sfilare il devio del cambio anteriore che ora non serve più e inserirvi nell'ordine il computer di bordo, il throttle, il comando per l'accensione e selezione delle 5 velocità del motore. I collegamenti risultano abbastanza semplici, tutti i cavi sono ben distinti e colorati.
Ed anche qui bisogna fare bene attenzione a fissare tutta la cablatura in modo che non ci siano intralci. Si parte con il collegare il motore con l'apposito cavo alla batteria e fissarlo lungo il telaio fino al computerino di bordo. Montiamo le pedivelle e i pedali. Ormai ci siamo, procediamo agli ultimi aggiustamenti dei cavi nella parte anteriore della bicicletta. Accendiamo la batteria, on nella pulsantiera e il nostro motore Bafang sembra funzionare. Non ci resta che provarlo su strada. Bene, questo progetto è finito, la bicicletta è diventata elettrica. Oggi è stata una giornata molto intensa, ma devo dire ricca di soddisfazione. In un prossimo video magari vi farò vedere come funziona questa bici, come va, vi dirò le mie opinioni e magari anche provandola e testandola sui colli o nei fuoristrada. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate se avete bisogno di qualche informazione o avete qualche curiosità, e per quanto riguarda noi ci vediamo la prossima settimana, ma mi raccomando iscrivetevi al canale. Ciao!